visitare. Entra e vedrai immagini incredibili. Vieni e vivrai gli attimi più emozionanti della tua vita. Avvicinati. Vedrai immagini che agli altri uomini sono negate. Oh, devo pensare che non hai il coraggio di entrare. Benvenuto. Avvicinati e guarda. Il tuo futuro è qui. A meno che tu non mi dai qualcosa. Scegli il tuo avvenire. Dimmi quello che vuoi. Amore, ricchezza, celebrità. Sarà tutto tuo. Scegli adesso. Pagherai. Pagherai alla tua morte. Io mi contenterò della tua anima. Non mi sembra una gran cosa. Regioni si possono incontrare, discutere, posti dove si fa anche attività sociale, socioculturale. Ciao ragazzi! Questa è la fucina, il laboratorio dove Immagini Mosse in collaborazione con gli AK-47 producono. Bisogno di una socialità diversa, che sia quella dal muretto, dalla semplice bisca, dalla comitiva che di sotto casa. Una socialità diversa, rapporti diversi, intendere diversa la produzione, intendere un modo di vivere, di rapportarsi alle persone diverso. E questo, tutto questo viene in un certo senso realizzato all'interno di un centro sociale. Oh, avanti! È una furia che spinge dal basso, dal basso, dal basso, dal basso, la spinta che spinge lo so, dal basso, dal basso, dal basso, dal basso, la spinta che spinge lo so, dal basso, dal basso, dal basso, dal basso, la spinta che spinge lo so, dal basso, dal basso. Abbiamo scelto sto posto invece di Oratorio perché qui, cioè, abbiamo più libertà da fare. Poi svolgiamo attività tipo palestra, tutte queste cose qua. Ci stanno altre attività tipo come danza il corso di chitarra, ci stanno, hanno messo pure la danza afrocubana, cioè stanno molte belle cose. Si instaurano dei rapporti anche con giovani che magari fino a qualche tempo prima o stavano nei muretti o andavano nelle discoteche o facevano delle cose comunque sia che poi in realtà non li appagavano, che erano piene di emarginazione. Nel centro sociale c'è pure una crescita nel tempo, pure sia collettiva che soggettiva, no? Si propongono delle cose che sono diverse da quelle che magari propone la televisione, da quello che propone la cultura dominante, da quello che propongono i Berlusconi vari, insomma, no? Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero, in sclero, teso vero, testo scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci, io non sono l'italiano medio, ma un cane senza musica. Ci mancherai tanto, tantissimo, ci mancheranno i tuoi occhi furbi, maledettamente simpatici. Ci mancherà il tuo vocione, il tuo modo caloroso, irruento di intervenire alle nostre assemblee. Quel tuo modo, che è il nostro modo, di chi calca da sempre l'asfalto del mondo. Dovresti sentirli ora, tutti a parlare, a sporcare l'aria e la carta con la loro retorica. Chiacchiere, quelle che a te davano molto fastidio. Fra 2 settimane sarà tutto come prima, per noi sicuramente peggio di prima, con i nostri miliardi a circolare nelle loro tasche. Addio? No, niente addio. Ciao, piccolo grande rude boy, ti vogliamo un mare di bene.
finalmente la Garbatella ha il suo centro sociale. Un posto che da 13 anni era destinato a magazzino del circoscrizionale, quando appunto una delibera della stessa circoscrizione invece lo destinava ad uso sociale. Un gruppo dei giovani del quartiere lo ha aperto, lo ha reso pubblico, ha reso uno spazio, ha ridonato uno spazio alla Garbatella, un quartiere popolare, forse uno degli ultimi quartieri popolari di Roma. Sono iniziative buone queste. Se era una cosa lasciata così a degrado vale pure la pena sfruttarla, no? È un edificio che sa fare? Al posto di rimanere così inattivo, che erano 100 anni che qua dentro non c'era più nessuno, e chi stava a fare? Ma i ragazzi pure ci devono avere un punto d'appoggio, no? Questo centro sociale per questo quartiere doveva essere il simbolo della non solo della partecipazione popolare, ma anche appunto della, diciamo, di riallacciare quel filo tra due generazioni che per troppo tempo sono state distanti. Ci siamo impegnati di qui a un anno a far entrare in questo posto tutti i giovani della Garbatella, a riproporre quei valori veri, quei valori reali che comunque per troppo tempo sono stati lontani dai nostri quartieri. Questo vogliamo fare, ricostruire un ambito della partecipazione popolare. C'è uno strano silenzio dopo cena sullo schermo, l'immagine ferma, Silvia, le catene, le caviglie in una gabbia, c'è una luce azzurra, un rettangolo fermo, lo steccino che passa, musica e voci monotone. Continuano a dire di no a Silvia Berardini, al popolo italiano, al Parlamento europeo, ad Amnesty International. Non ha ucciso nessuno, ha già scontato 13 anni di carcere duro nei peggiori lager del Nord America. È stata operata 2 volte di cancro squamoso uterino in carcere. Deve scontare ancora 30 anni di una condanna che non ha nulla a che fare con una giustizia sia pure sommaria o spietata. Perché non è giustizia, è la vendetta degli Stati Uniti contro una donna che non si piega, contro un intellettuale che non rinuncia alla sua ideologia marxista, contro una combattente per la libertà. Gli Stati Uniti hanno paura di Silvia Berardini. I governanti italiani hanno paura degli Stati Uniti. Vanno di tanto in tanto a Washington a chiederne il rimpatrio, timidamente, con il cappello in mano. Poi fanno tanto di cappello, chiedono scusa, battono in ritirata, per poi magari raccontare frottole all'opinione pubblica nazionale. La ferocia statunitense, l'ignavia delle nostre autorità hanno fatto di Silvia Berardini un simbolo, una bandiera di resistenza, della nostra resistenza contro la barbarie, l'ingiustizia, una cultura intrisa di sangue, di morte, che minaccia di estinzione l'intero genere umano. Allora decidiamo di fare fiaccolata anche se era complicato, pensavamo uno spettacolo da fuori, tutti quei fuochi tremanti, sul muro nero accanto ai nostri pugni, sul muro nero accanto ai nostri sguardi da fuori, tutti quei fuochi tremanti, sul muro nero accanto a una bandiera, sul muro nero di questa galera, ma gli unici che potevano vedere erano solo piccolissimi fari freccianti sull'autostrada lontana, indifferenti, o forse un aeroplano su in alto tra i tanti, distinguendo solo il buio fra le rotte di volo dei venti, volando avanti verso cieli immensamente distanti, sopra quei fuochi tremanti. E pensiamo dove siete, dove siamo, quando eravamo 1000, 10.000, 100.000, è possibile che fuori non c'è più nessuno, è possibile che non si sente più una voce, un rumore, un respiro. Dove siete, ci sentite, non vi sento, non sento più nessuno, fuori le sparo un muro, è possibile che fuori non c'è più un respiro, è possibile che fuori non c'è più nessuno.
indagine di Silvia sui giornali sta facciata di sfuggita. Ancora un partigiano in catene, criminali liberi, razzisti in divisa. E sappiamo che non c'è peggior crimine che un essere umano che ne sottomette un altro. Pensiamo che domani sarà come ieri, di nuovo un altro strano silenzio dopo cena ragionando su come apparire per sentirsi vivi. E pensiamo a chi sta peggio se lontani i pensieri, forse come i nostri o forse anche diversi, al coraggio che ci dà il suo sguardo invisibile a chi non vuol vedere perché sono sussurri. Pronunciano il nome di Silvia Baraldini. Fuori, 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 fuori. Forse solo un aeroplano su in alto, oltrepassando l'oceano fra le nuvole, leggendo un pentagramma di note d'assalto, ancora un'altra volta cavalcando un sogno. Autoproduzione significa prodursi in proprio? Significa produrre dei video come questo? Significa collaborare insieme alle altre strutture per realizzarlo? In questo caso con immagini mosse. Significa fare un disco? Significa produrre un libro? Significa far emergere l'invisibile per quanto ci riguarda? Far emergere chi non ha parola, chi non ha voce, chi sussurra e basta? Farlo diventare un urlo? L'autoproduzione per noi ha significato anche un'evoluzione naturale. C'è stato un momento in cui bisognava in qualche modo rompere l'accerchiamento. Il rap è stata forse una vittoria darwiniana in questo senso. Cioè, o rimanevi succube dei talk show di Mike Bongiorno e di tutta la spazzatura che ti viene propinata dal televisore, oppure ti evolvi. Noi abbiamo pensato ad altri progetti che vanno comunque al di là della musica. In questo momento stiamo lavorando alla pubblicazione di un'intervista al subcomandante Marcos. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Taglia, pubblicità, taglia. Noi prevediamo nella ristrutturazione e manutenzione dell'area di creare dei posti di lavoro. Naturalmente questa è una cosa a livello microscopico rispetto al problema dell'occupazione, però ci sembra una cosa propositiva, cioè noi vorremmo fare dei corsi di formazione per i giovani sul giardinaggio e quindi poi creare dei posti di lavoro per la manutenzione di quest'area intorno e quindi inserirci con delle proposte concrete e oggettive su questo, sul problema dell'occupazione e quindi in qualche modo appunto affrontarlo e risolverlo nell'ottica di un lavoro che sia socialmente utile e che sia qualificante per l'individuo e per il territorio, quindi. Io sono di Officina 99. Io sono del Centro Sociale Asilo Politico di Salerno. Sto nella redazione di Onda Rossa a Roma. Siamo disoccupati di organizzare di Napoli, Banchi Nuovi. Io sono del Centro Sociale Autogestito dei Murazzi di Torino. Centro Sociale Leoncavallo di Milano. Io sono del Paedro di Padova. Officina 99. No, aspetta, mi sono perso il filo. Stacca un attimo, dai. Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power!